Ciao a tutti, cari bimbi. Adesso propongo a Claudio di fare un altro gioco. Ma certo, sono d'accordissimo. Prima ci siamo divertiti tanto con il gioco di distinguere le cose con l'olfatto. Adesso facciamo un gioco molto molto simile, che è distinguere le cose con il gusto. Allora, il senso del gusto ce l'abbiamo prevalentemente in bocca e in particolare sulla lingua. Quindi metteremo proprio le cose in bocca e sulla lingua per sentire che gusto hanno. Gabriella, puoi prepararti. Che buono, allora mi bendo. Certo. Io preparo qualche cosa da farti assaggiare, Qualcosa di buono, Claudio, ma sono tutte buone cose queste che ci sono qua. Non so proprio neanche da dove eh? E cominciare. spero proprio di indovinare. Fino adesso sei stata in gambissima, ma come T-Rex? Bene, apri la bocca, gli occhi sono chiusi. Il mio amato formaggio. Sì, hai indovinato, cioè indovinato, hai capito che si tratta di formaggio, magari. Fontina. Ah, quella che mi avevi fatto annusare prima, è proprio la fontina, quella che Eh viene dalla già. Val d'Aosta. Buonissima. Adesso vediamo cosa ti propongo. Speriamo di indovinare. Indovinerai sicuramente. L'arancia bionda, Esatto, è che proprio un'arancia buona. bionda e oltre a essere buona, ha tantissime proprietà, contiene tante vitamine che ci fanno bene, ci mantengono in forze e soprattutto mantengono le nostre difese immunitarie. Una cosa che secondo me sta benissimo dopo l'arancia. Lo Mangiate tante arance, bimbi. sanno, lo sanno. Che bontà la cioccolata! Eh sì, era proprio la cioccolata. Sai Al anche latte poi! che. Ah, ecco, vedi che hai sentito che la cioccolata è al latte. Buonissima! Si mangia ancora, maestro? Ma sì, certo, sto solo scegliendo che cosa buono darti adesso. Giusta l'ora di merenda, va benissimo. Eh sì, questa è proprio una merenda molto adatta a questi giorni qua. Ne faccio un pezzo un po' più piccolo perché sennò. Eccola qua che arriva. Benissimo. Con tutta la glassa sopra, i canditi, che buona la colomba pasquale. È Esatto, era proprio buonissima. una fetta di colomba pasquale. Adesso, come abbiamo Buonissima. fatto prima, facciamo anche adesso un po' di scambio. Ecco, adesso tocca a me, devo di nuovo togliermi gli occhiali, mamma mia, non vi vedo più, ma so che ci siete. Eccomi, sono Allora, pronto. Claudio, sei pronto? Accetto qualunque sfida sul gusto. Adesso ti darò delle cose, boh, mica, non facili da indovinare. Ah, Proviamo? non ti temo. Proviamo? Ah, questo è un gusto unico, è impossibile confondersi. È anche morbido, questo qui è un ratentino di finocchio. Hai già indovinato. Il gusto del finocchio non si può confondere con nient'altro. Bravissimo. Adesso vediamo, arrivo, eh. Ti do un'altra cosa buonissima. Gusto appena appena un po' aspro, ma anche con molto dolce. E anche un leggero aroma di petali di rosa. Questa qui è sicuramente una pera. Bravissimo. L'hai descritta anche molto bene. Aiuto, non ci vedo niente. Arrivo, eh? Arrivo, arrivo, arrivo. Questo è un gusto meraviglioso. Questa è quella che prima te hai distinto con l'olfatto. Questa è la composta di fragole. Che bontà. Bravo maestro. E adesso arriva ancora qualcos'altro. Sento che qualche cosa di duro, croccante, molto molto gustoso.
è proprio un gusto e anche un profumo che mi piacciono molto. Questo qui è il caffè, sono dei chicchi di caffè. Bravissimo. Di solito non li mangio, però si possono anche mangiare. Certe volte sono annegati nel cioccolato e si mangiano. Ho un'altra cosina da farti assaggiare. Arrivo. Questo qui è il limone del nostro albero. C'è anche la buccia. È una carica di aromi fantastica. Ho indovinato tutto? Sì, allora tutto. Posso anche togliermi la benda? Sì, bravo maestro. Bene, vi saluta Gabriella, ciao a tutti. Ciao carissimi. E il maestro, vi ricordo anche questo gioco è bellissimo da fare a casa. E anche per questo gioco, quando sentiamo il sapore delle cose, lo sentiamo meglio se le cose sono a temperatura ambiente, non a fredde appena tolte dal frigo. Anche la frutta tolta dal frigo sentiamo molto il freddo, ma non il gusto. Ciao ciao. Ciao, buona Pasqua a tutti. Un bacio a tutti. Ciao, buona Pasqua. Poi staccato.